Bentrovati amici investitori, nuovo appuntamento con Vivere di Dividendi. Andiamo oggi a incrementare quella che è la nostra bella playlist per quanto riguarda gli investimenti immobiliari. Per chi non avesse visto le altre puntate, vi lascio ovviamente qui sopra la playlist con tutti i nostri approfondimenti, ma oggi in particolare abbiamo invitato Adele Fortunato. Ciao Adele. Ciao, ciao Domenico, ciao a tutti. Adele è una professionista del settore perché lavora come property finder e l'abbiamo invitata proprio perché per cercare di capire meglio le caratteristiche e le peculiarità di questa professione che magari non è tanto nota al grande pubblico e soprattutto poi magari fare una avere anche dal suo punto di vista come esperta del settore una visione su quello che è il mercato immobiliare in questo momento e quali anche prospettive abbiamo dal punto di vista degli investimenti immobiliari. Prima di tutto ciò, Adele, per chi non ti conoscesse, magari, non so, vuoi fare, ti lascio a te la parola per fare una presentazione, perché so che hai una, hai ricoperto diversi ruoli, non voglio anticiparlo. Vai. Sì, è vero. Grazie Domenico per la parola e grazie, anzi, ne approfitto per ringraziarti dell'opportunità, insomma, di essere qui sul tuo canale. Io ti ho fatto i complimenti già di persona al telefono, insomma, in maniera privata, però ci tengo a farteli anche qui sul canale perché, insomma, è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Fate un bel lavoro di informazione finanziaria, insomma, è una bella cosa, soprattutto in questo periodo, insomma, così particolare, è importante che ci sia consapevolezza in questo senso. Grazie, ne approfitto per dire che anche Adile ha un canale YouTube, quindi se volete passare a trovarla, trovate appunto tanti approfondimenti sul mercato immobiliare. Certo, anch'io infatti ti ringrazio e cerco di farlo nel mio piccolo, insomma, di dare informazioni, di cercare di creare un po' di consapevolezza, insomma, perché è importante. Soprattutto negli investimenti immobiliari si muovono grandi quantità di soldi, insomma, non sono pochi, poiché sia 100.000 euro o 1 milione, sono comunque tanti soldi e quindi è importante avere consapevolezza in questo. E quindi grazie per questa opportunità. Tornando a me, io sì, ho ricoperto ruoli differenti nella mia vita professionale, c'è stato un po' diversi passaggi. Io in realtà nasco come architetto, nasco nel vero senso della parola perché proprio da quando ero piccola avevo questa fissa dell'architettura. In realtà non avevo, cioè non c'era in casa, mio padre non era un architetto, mia madre non era un architetto, però mio padre era un grande disegnatore industriale, quindi io sono nata, sono cresciuta con questi disegni fantastici a livello industriale e avevo un tecnigrafo a casa, quelli vecchi tecnigrafi a molle, molto bello, quindi stavo lì da piccolina a disegnare le mie case. Quindi sono cresciuta insomma con quest'idea di voler fare l'architetto, di disegnare queste cose, queste case meravigliose. E quindi questo è stato il mio primo percorso. Sono diventata un architetto, l'ho fatto per 10 anni, ho fatto l'architetto libero professionista. E poi in realtà con il tempo mi sono interessata agli investimenti immobiliari. Per questioni mie personali, quindi volevo investire i miei soldi, i miei risparmi, insomma volevo fare qualcosa di diverso, per differenziare un po' anche il discorso lavorativo. E la mia idea era quella di fare flipping, quindi fare acquisto, ristrutturazione e rivendita, che in realtà, diciamo che tutta la parte centrale ero ferratissima, perché mi sarei fatto il progetto, conoscevo le maestranze, conoscevo i materiali, quindi lì ero in una botte di ferro. Mi mancavano però gli altri due pilastri, che erano il discorso dell'acquisto e la rivendita. Eppure avendo conoscenze tecniche, in realtà sentivo che mi mancava qualcosa, perché ovviamente mi mancava la parte della fiscalità, la parte di contrattualistica, la negoziazione, che io non facevo perché avevo a che fare col cliente, facevo quello che lui mi chiedeva, appunto. E anche direi parte di estimo. E qua uno dice: come, tu architetto, ti manca la parte dell'estimo? In realtà no, però manca, diciamo, Spieghiamo quell'aspetto. cos'è l'estimo per chi non Allora, ha fatto l'estimo geometra. per chi non è tecnico, diciamo, del mestiere, l'estimo è la valutazione di un immobile, quindi in base a quelle che sono le caratteristiche, una serie di condizioni, stabilire quello che è il valore di un immobile. E il valore in realtà dell'immobile è molto differente da quello che è il prezzo poi dell'immobile sul mercato. E questa è una cosa importantissima da sapere, da comprendere. Perché purtroppo io nella professione di, diciamo, consulente immobiliare, mi capita spesso di vedere perizie fatte dai tecnici, ora non me ne vogliono i tecnici, mi metterò contro tutta la categoria, però spesso la valutazione di un tecnico fatta correttamente, per carità, con tutti i criteri,
non tiene in considerazione molto spesso quelle che sono poi le condizioni economiche dell'immobile. Perché l'immobile può essere anche un immobile di valore perfetto, con un pavimento fantastico, con una rubinetteria in oro, con tutto quello che vuoi, però poi di fatto deve essere venduto e messo sul mercato. E se non c'è richiesta in quel momento per quel tipo di immobile, o se i clienti acquirenti non sono disposti a pagare quella cifra per quel tipo di immobile, di fatto l'immobile resta invenduto. Quindi questo grande scollamento che c'è tra il valore dell'immobile e il prezzo è, insomma, sostanziale. E quindi mi mancava un po' questa parte. E volevo saperne di più, siccome sono una pignola che vuole avere consapevolezza anche delle cose che fa. Non avevo agenti immobiliari o comunque consulenti immobiliari di riferimento e quindi non me la sentivo di fare sinceramente investimenti immobiliari così. Mi avevano anche proposto delle operazioni, però sinceramente senza avere quella consapevolezza non me la sono sentita. Ora, una persona normale avrebbe fatto magari un corso sugli investimenti immobiliari. Io, che tanto normale, forse non sono, non lo so. Ho deciso di diventare un professionista dell'immobiliare, quindi di entrare nel mondo immobiliare dalla porta di chi ci lavora poi tutti i giorni. E sono diventata un'agente immobiliare. Ho fatto il mio percorso, ho fatto l'esame e ho iniziato a lavorare nel settore degli immobili di lusso. Quindi mi sono inserita in un mercato a parte, diciamo, perché il mondo del lusso, diciamo, è un settore completamente diverso e staccato dal mondo dei comuni mortali. Ha dinamiche sia a livello di valutazione dell'immobile e sia a livello di rapporto con i clienti, venditore o acquirente, sia di commercializzazione sul mercato, perché non puoi vendere un immobile standard come vendi una villa da 2 milioni di euro. Ha insomma delle impostazioni diverse, quindi ho iniziato a lavorare in quel settore. E poi in realtà, come evoluzione ultima, diciamo, un'evoluzione naturale, ho deciso di fare la Property Finder. Che cos'è? E infatti qui entriamo un po' nel tema centrale, uno dei temi centrali di questo video, ovvero questa nuova figura professionale del Property Finder che appunto non è tanto nota o addirittura poi tanto utilizzata, mi confermerai. Quindi spiegaci un po' chi è, che cosa fa il Property Finder. Allora, se dovessi tradurlo in maniera letterale, direi cacciatore di immobili, perché questa è la traduzione letterale, che ovviamente è molto, diciamo, limitante e limitata. Il Property Finder è un consulente immobiliare che supporta la parte acquirente nella ricerca, selezione e acquisto dell'immobile giusto. Quindi in realtà non fa soltanto la fase di ricerca, fa una serie di operazioni. Quindi di fatto è specializzato in ricerche immobiliari, diciamo così. Il nome è un nome americano perché l'origine è americana, come tante cose che poi arrivano dall'America, poi si è diffuso in realtà ed è nato in America negli anni 90, quindi stiamo parlando del secolo scorso praticamente, non, cioè un bel po' di tempo fa. E si è diffuso poi nel resto d'Europa, ha preso anche, diciamo, nomi diversi. In Inghilterra si chiama Flat Hunter e in Italia ha tenuto il nome americano di Property Finder, ma di fatto è, insomma, la stessa cosa. E questa figura, diciamo, in Italia è ancora nuova, come giustamente dicevi tu, e lo era nuova anche per me in realtà, perché io l'ho scoperta poi con il tempo. Io sentivo l'esigenza di voler fare qualcosa di diverso, di voler fornire al cliente un qualcosa di diverso, soprattutto quando, avendo a che fare con clienti di un certo tipo, altospendenti, che volevano ovviamente un servizio personalizzato, lì ho capito che c'era qualcosa che mancava. Io poi da architetto, abituata a relazionarmi con un solo cliente alla volta, e ad essere, diciamo, la consigliera, confidente, consulente, tutto quello che vuoi, e poi amica, perché poi alla fine diventavo amica dei clienti, divento tuttora, e si creava quel rapporto così di fiducia che alla fine ho detto: ok, devo riuscire a capire come poter fornire un servizio di qualità e professionale che sia adeguato a quelle che poi sono le esigenze dei clienti. Perché qual è il punto? Il cliente acquirente, tu domenica devi comprare casa, cosa fai? Inizi a cercare su internet, vai a vedere gli annunci, chiami l'agenzia immobiliare di turno e chiedi informazioni per quell'immobile. Quindi di fatto tu stai contattando l'agenzia immobiliare perché sei interessata a quel prodotto.
non perché conosci l'agenzia immobiliare o perché conosci l'agente immobiliare, perché ti fidi, perché sai come lavora, Certo. perché. Quindi lo stai contattando di fatto per un È prodotto che ti piace. l'intermediario obbligatorio per quell'immobile. Bravissimo, esattamente. Io cerco, sto cercando nel mio piccolo di ribaltare questa cosa, cioè io cerco di essere voluta dal cliente, essere cercata perché il cliente si rende conto di aver bisogno della mia professionalità, dei miei consigli, delle mie capacità di trovare anche l'immobile giusto che sta cercando. E quindi di ribaltare proprio questo rapporto che c'è tra cliente e venditore. E c'è Quindi a una me differenza. volevo Dimmi, dimmi. fare un'analogia, praticamente è come se l'agente immobiliare fosse, quando noi andiamo in banca dal nostro consulente della banca, che quindi ci facciamo consigliare da lui, che però non ha l'esclusivo interesse di aiutare noi, perché lavora per Bravissimo, la banca in quel caso. bravissimo. Mentre tu invece vieni pagata dal cliente, è il cliente che compra il tuo servizio. Quindi, come se fossi Esatto. invece nel mondo finanziario il consulente Consulente autonomo. finanziario, certo, Quindi, assolutamente sì. lavori per il cliente, vieni contattata dal cliente, vieni pagata dal cliente per appunto cercare l'immobile e accompagnarlo poi durante tutte le fasi di compravendita, documentazione, trattativa e quant'altro. Assolutamente sì, è così. E questa è anche la difficoltà ovviamente della mia professione, perché qualcuno pensa, mi è capitato anche di scontrarmi con un collega che diceva, ah, vabbè, è troppo bello quello che tu fai, porti in giro le persone a vedere le case belle, ma cosa fai? Ma anche a me piacerebbe fare quello. Ma in realtà è difficilissimo, perché io devo essere scelta dal cliente, non perché ho un prodotto da vendergli, ma perché il cliente si rende conto di aver bisogno del mio servizio o che io posso fornire un servizio comunque di un certo tipo, che non troverebbe da altre parti ed è difficilissimo perché io devo proporre, devo promuovere me stessa. No, non faccio pubblicità in quel senso agli immobili, ma devo far percepire al cliente quello che c'è dietro il nome Adele Fortunato e non è Sì, il facilissimo. valore aggiunto del tuo lavoro nella ricerca e nella trattativa dell'immobile. Esatto. C'è una differenza importantissima con l'agente immobiliare, che è quello che poi dicevi tu del discorso con il paragone con la banca, che l'agente immobiliare ha il contratto con il venditore. Quindi il suo interesse, il suo focus è sull'immobile e poi intorno all'immobile gravitano tutti gli acquirenti. Quindi il suo interesse è vendere quell'immobile a chiunque, non interessa chi se lo compra, perché lui deve di fatto, in maniera corretta, lecita e in maniera professionale, perché ci sono perché gli agenti immobiliari bravissimi, quindi non è, sto facendo soltanto una differenza tra le due professioni che sia ben chiara questa cosa. Sì, L'agente immobiliare però ha un contratto con il venditore, il suo cliente principale è il venditore. E quindi i clienti acquirenti che si interfacciano con l'agente immobiliare sono dei nomi, di fatto. Perché se tu chiami all'agenzia immobiliare o ti presenti in agenzia, chiedi informazioni per un immobile e magari scopri che quell'immobile non è quello adatto a te, l'agenzia immobiliare che fa? Ti dice ok, ti fa un'intervista di 5 minuti, io ho lavorato in agenzia, so che significa, perché non c'è il tempo materiale per fare altro. Fai un'intervista e poi dici ok, le faremo sapere se c'è un immobile che corrisponde a queste caratteristiche e ti inserisce nel database. Quindi tu di fatto sei un nome per l'agenzia tra mille altri nomi. Cosa differente per me? Perché se mi contatto un acquirente, per me l'acquirente è un cliente, non è un nome. E io ho al centro il cliente acquirente e intorno ho gli immobili e certo. devo riuscire a fare il matching corretto tra cliente e immobile. Per me i venditori di fatto non esistono, nel senso non mi interessa, perché il venditore è semplicemente colui che ha il prodotto che mi interessa, mi interessa l'immobile, mi interessa il venditore. Certo. E che ci sia o l'agenzia o un privato dall'altra parte, per me non cambia nulla, perché come dicevi tu, io vengo pagata soltanto dalla parte acquirente. Ho interessi solo nei suoi confronti, non nei confronti del venditore. Quindi se c'è l'agenzia prende la sua quota dal venditore e io prendo dall'acquirente. Questo è di Assolutamente. fatto diciamo, la differenza sostanziale. È una differenza relativa al contratto principalmente, che poi ti porta ovviamente a operare in maniera differente, perché ovviamente chi fa il mio lavoro non può lavorare come lavora un agente immobiliare con un numero di immobili spropositato.
devi seguire una clientela molto più ristretta, perché comunque certo, devi concentrarti molto di più su ogni singolo cliente. Sì. Dipende. Quindi andando a supportare il cliente nella fase di anche di acquisto poi dopo, cosa ci puoi dire? Quali sono le caratteristiche principali oppure le peculiarità principali a cui dobbiamo stare attenti nel momento in cui vogliamo acquistare un immobile o fare un investimento immobiliare? Allora, guarda, la domanda presuppone ovviamente di tenere conto di quelli che sono poi i casi specifici, perché ogni caso ovviamente è differente, questo è ovvio. Ci sono una serie di cose da controllare e quella su cui cade la maggior parte delle persone è la documentazione, ovviamente. E, anzi, su, per il discorso degli errori, se vai sul mio sito, o se andate sul mio sito www.fortunatorealestate.com, c'è proprio una guida gratuita da scaricare sugli 8 errori che si fa quando si cerca una casa, che sono errori banalissimi, però sono errori che poi ti portano ad avere problemi seri. Uno di questi è la documentazione, quella va assolutamente controllata in maniera dettagliata, e a maggior ragione se non c'è tra l'acquirente e il venditore un professionista di mezzo, quindi se non c'è l'agenzia, che l'agenzia comunque rappresenta una garanzia di fatto. Poi si spera ovviamente che l'agenzia sia un'agenzia seria, che lavori in maniera, insomma, professionale, questo sicuramente. Però la documentazione è fondamentale. E se è il caso, fatemi consigliare da qualcuno se non siete esperti in questo senso, perché ovviamente parliamo dalla documentazione tecnica, quella legale, perché ci può essere un'ipoteca su una casa, ci possono essere tante cose legate alla documentazione. Quindi quello è sicuramente un aspetto fondamentale. Un'altra cosa su cui io insisto sempre con tutti i miei clienti, quando do dei suggerimenti, è quello di considerare il contesto in cui si inserisce un immobile. Questo è fondamentale, che tante volte si viene rapiti dalla tipologia di immobile, dalla bellezza, da un elemento in particolare. Però bisogna capire anche dove si trova questo immobile. Questo sia se si fa un investimento a livello personale, che poi ci si deve andare a vivere in quella zona, non è poi bello scoprire che ci sono cose che danno fastidio, non sono proprio quello che noi pensavamo, ed è facile che sia così. E anche e soprattutto se si fa a livello di investimento, perché bisogna assolutamente considerare, rispetto al target che uno si pone come obiettivo, no? Rispetto alla persona a cui pensiamo poi di rivendere quell'immobile, la zona e il contesto in cui l'immobile si inserisce è assolutamente fondamentale. Non si può pensare di fare una ristrutturazione di lusso se la zona non è una zona di pregio, cioè sarebbe come buttare soldi al vento, rischierebbe chi fa questo tipo di operazione di tenersi poi l'immobile. Quindi sicuramente questi due aspetti sono fondamentali. Poi ce ne sarebbero tanti altri tecnici legati magari all'abitazione, ovviamente ci sono cose da controllare. Realtà affidarsi ad un professionista, un tecnico che ti supporti, che lavori nel tuo interesse, ti aiuta anche a scegliere, a definire qual è, se l'investimento è un investimento opportuno oppure no. Perché molto spesso, sì, ma forse inconsciamente capita anche a me, magari si pensa di andare a risparmiare quella che è in questo caso la commissione del tecnico, così via, e quindi uno fa un investimento da 100.000 euro che magari poi non va a buon fine, quindi in realtà ne perdi, lasciami dire, 20, perché poi la casa non riesci più a rivenderla, solo perché sei andato a cercare di risparmiare quei 2.000, sparo una cifra, di consulenza, che invece ti avrebbero dato l'opportunità di salvarne 100.000. Quindi questo succede molto spesso, anche negli investimenti. Sì, sì. Immagino, insomma, è assolutamente così. Anzi, infatti, c'è stata proprio l'altro giorno una persona che mi ha scritto, che aveva letto questa guida sugli errori, e mi ha detto: guarda, io sono caduta proprio su uno di questi errori, mi sono fidata di alcuni professionisti, uno non so che titolo, l'altro era il perito della banca. Io alla fine, dopo aver acquistato l'immobile, ho scoperto che c'erano dei difetti nella documentazione e ho dovuto pagare 3.000 euro. E non è uno scherzo. E non c'è soltanto il rischio di dover pagare dei soldi. In alcuni casi c'è anche il rischio di avere la nullità dell'atto, con tutto quello che ne consegue. Quindi voi immaginate di acquistare, se state facendo un investimento, o anche se lo state facendo per una questione personale, magari avete venduto la vostra vecchia casa, vi siete trasferiti, avete fatto dei lavori di ristrutturazione e improvvisamente scoprite che c'è un'irregolarità in qualcosa.
atto nullo, che fate? È una tragedia familiare, succedono veramente i disastri. E succede purtroppo. E dove si pensa di risparmiare, in realtà non è un risparmio quello. E il professionista, il bravo professionista, ovviamente, non è una spesa, ma è un investimento, in tutti i sensi. È una risorsa innanzitutto. Se stiamo parlando del property finding, del property finder ti aiuta sicuramente a focalizzare, come dicevi tu, fare anche le scelte corrette rispetto all'investimento che stai facendo. Queste sono tutte analisi preliminari che io faccio, che prima devo studiare il cliente, capire cosa ha in testa, i suoi gusti, le sue abitudini, stile di vita. Cioè, queste cose lo puoi fare quando fai una cosa molto personale, cioè crei un servizio tagliato sul cliente. Allora, quando capisci cosa hai davanti, chi hai davanti, che immobile sta cercando, allora si può iniziare a parlare di che tipo di immobile cercare. Questo è fondamentale. E una cosa che mi sento di consigliare, riferito proprio ai professionisti, assolutamente è quello di fare attenzione a chi vi rivolgete, perché purtroppo il mondo immobiliare, diciamo, nel mondo immobiliare gravitano un po' di figure strane, perché ogni tanto c'è qualcuno che si sveglia e dice: ok, faccio il consulente immobiliare. Quando trovate scritto consulente immobiliare, domandate sempre: ma a che titolo? Allora, il bravo consulente ti risponde: Domenico, no, guarda, ho fatto il corso, sono un agente immobiliare, sono abilitato, eccetera, eccetera. L'altro tipo di consulente immobiliare ti dirà: no, ma io ho clienti, io ho un sacco di persone che vogliono vendere immobili, io ho fatto un sacco di trattative. Ora, quando sentite queste cose, scappate, Domenico scappa, perché è evidente che non c'è dietro poi una professionalità. Una cosa importante, il property finder, come l'agente immobiliare, è un professionista abilitato alla mediazione immobiliare, all'intermediazione immobiliare, perché è facile dire: sì, io accompagno i clienti, io li consiglio e poi chiedo la provvigione, perché ci sono persone che chiedono il 3% come chiede un agente immobiliare abilitato, e questa è una cosa gravissima, perché ovviamente non ci sono garanzie per il cliente. Io faccio parte della FIAIP, che è la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. E la FIAIP sta facendo una lotta serratissima contro l'abusivismo, perché l'abusivismo della professione non è lesiva solo della professione, quindi di un settore professionale, ma è lesiva degli interessi dei clienti, sia acquirenti che venditori, perché queste Posso persone non. confermare che anche quando è capitato a me, ho fatto i miei investimenti, mi sono imbattuto sia in persone che lo facevano senza nessuna abilitazione, però devo dire che mi sono anche imbattuto in agenzie che proponevano degli immobili che dopo aver fatto la proposta di acquisto, si è scoperto che magari l'immobile non era completamente accatastato, era Certo, è completamente certo, fuori. perché Anzi, certo, no. Era perché accatastato, ma non era mai stata fatta l'autorizzazione ad edificare sostanzialmente. Quindi era abusivo, però ah, l'avevano addirittura. accatastato. E quindi. È certo, perché sono due cose assolutamente differenti. Sì. Quindi magari poi facciamo una puntata in tema per capire un po' queste problematiche sulla documentazione, però ce ne sono tante. Purtroppo l'agenzia, almeno nella mia piccola esperienza, non sempre controlla i documenti in anticipo, ma li controlla solo dopo che tu magari hai fatto la proposta e poi Lo si so, riescono. e non lo voglio dire perché, ripeto, ci sono dei colleghi agenti immobiliari che lavorano veramente, veramente bene in maniera professionale. Purtroppo ci sono anche le mele marce che rovinano poi tutto il resto. E la categoria, io l'ho scoperto questa cosa passando da architetto ad agente immobiliare, che la categoria degli agenti immobiliari è vista veramente malissimo, come gli avvoltoi sulle spalle dei clienti. Non è così, non è così, almeno non dovrebbe essere così. Il professionista è una garanzia, anche perché il professionista, oltre ad essere preparato per legge, perché deve aver frequentato un corso di abilitazione riconosciuto, deve aver fatto un esame in Camera di Commercio, deve essere iscritto alla Camera di Commercio come mediatore immobiliare, deve avere soprattutto un'assicurazione professionale, che è una garanzia importantissima per i clienti, sia essi venditori che acquirenti. E magari frequenta anche corsi di aggiornamento, io mi auguro, perché agenti immobiliari che hanno fatto l'esame 30 anni fa, tutto il rispetto per l'esperienza, che L'esperienza. io però non ho, perché io sono molto più giovane in questo mercato, però dove io non arrivo, magari studio, chiedo, mi fermo, dico: guarda, molto onestamente, io con i clienti lo faccio, dico: guarda,
A parte il fatto che la competenza dell'agente immobiliare si ferma a un certo punto, perché uno non può essere un tuttologo, non puoi sapere tutto. Siccome ci sono aspetti fiscali e legali, c'è un mare nel mondo immobiliare veramente molto, molto complesso. E l'agente immobiliare, poveretto anche, non può sapere tutto. Quindi arriva a un certo punto e dici, guarda, mi informo, chiedo, oppure io spesso dico, guarda, rivolgiti al commercialista, approfondisce questa cosa. Anche a livello tecnico, per esempio, mi chiedono, magari alcuni hanno detto, guarda, allora mi vendi la casa, poi mi fai il progetto. No, perché un altro discorso è l'abusivismo, anche questo. Io quando sono passata da architetto ad agente immobiliare, mi sono di fatto cancellata dall'ordine degli architetti. Perché la professione di intermediatore immobiliare è assolutamente incompatibile con qualunque altra professione. Non puoi essere un commercialista, un avvocato, un notaio, non ne parliamo, ma architetto, geometra, ingegnere, non puoi fare nessun'altra professione che non sia quella. Perché altrimenti c'è incompatibilità professionale. E quindi io consapevolmente mi sono cancellata. Io quando vado con i clienti è normale che poi, essendo architetto, magari riesco a vedere anche delle potenzialità e lì sta anche, no, un po'. Io cerco di mettere insieme tutte le mie competenze per fornire il servizio migliore possibile, l'esperienza migliore possibile al mio cliente. Però poi, arrivato a un certo punto, a parte dare dei suggerimenti o far vedere le potenzialità di un immobile, magari dove non lo vedono, soprattutto quando sono da ristrutturare, no? È difficile che vederlo a volte, no? Se uno non ha quell'occhio, quella... Allora lì poi dicono, guarda, se vuoi facciamo il sopralluogo con il tuo architetto e così ti rendi conto anche perché farà lui il progetto. Quindi questa cosa è fondamentale, anche la chiarezza nei confronti dei proprietari o degli acquirenti è fondamentale. Perché poi queste persone fantomatici, consulenti immobiliari, non faranno, nel peggiore dei casi non fanno fattura, quindi pagate in nero qualcuno. E succede, perché poi sono persone tipo il cugino, del fratello, dell'amico, del tuo ex compagno delle scuole medie, che ti dice, guarda, ho l'affare della tua vita, vieni, ti faccio vedere. Niente di più banale che succede. Sì. Oppure sono professionisti che fanno anche intermediazione immobiliare. Ma questi professionisti, Domenico, nella fattura non ti metteranno mai consulenza immobiliare per la vendita dell'immobile sito in via Picco Pallino di Tizio e Caio. No, scriveranno in maniera generica consulenza per, oppure valutazione immobiliare. E quando ci saranno i problemi, purtroppo i problemi ci sono, non puoi chiamare in causa nessuno, non puoi rivolgerti a nessuno, perché queste persone di fatto spariscono, perché non possono fare intermediazione immobiliare. Quindi questa cosa è fondamentale comprendere. Quello che sembra una spesa in realtà è un investimento sulla buona riuscita poi dell'acquisto immobiliare, assolutamente. Assolutamente sì. E adesso invece con il mercato immobiliare, con la situazione che abbiamo attualmente un po' ferma e immobilizzata, per rimanere in tema, secondo te ci sono ancora delle buone prospettive per il mercato immobiliare? Ci sono ancora delle buone occasioni per fare investimento? Come ci dobbiamo orientare? Cosa ci possiamo aspettare dal mercato immobiliare? Allora, guarda, la situazione che si è creata ovviamente non ha precedenti, quindi questo è un dato di fatto. Quindi le previsioni che sono state fatte e che sono ancora fatte dagli esperti tengono in considerazione quelle che sono state crisi passate. È un'ipotesi, ovviamente, perché nessuno ha la sfera di cristallo. Di certo non c'è stato il crollo dei prezzi che qualcuno immaginava o forse anche sperava, diciamolo. E non c'è stato, perché il mercato immobiliare non è come i mercati finanziari, che probabilmente sono quelli che conosci meglio, che conoscete meglio voi, però il mercato immobiliare è un mercato più rigido. I cambiamenti all'interno del mercato immobiliare sono molto più lenti. Ci sono, ovviamente. È ovvio che avrà delle ripercussioni questa situazione. E già il lockdown ha bloccato di fatto le compravendite, i mutui sospesi, come hai detto tu giustamente, si è immobilizzato tutto. Ci sarà sicuramente un ritocco dei prezzi. E la stima è quella di una discesa dei prezzi fino al 2022, ma non il crollo, ripeto, che si ipotizzava prima. È chiaro che se uno vuole acquistare, è inutile dire che il momento è interessante, diciamo così. Perché è un po' così, il mercato va e viene, ci sono cicli e ricicli, ci sono stati periodi in cui gli immobili sono stati venduti a prezzi assurdi, e lì ci hanno guadagnato i venditori, e ora un po' il karma, un po' la ruota che gira, chiamiamola come vogliamo, però succede in tutti i mercati. È un momento interessante sicuramente.
Non tanto per il crollo, perché ripeto, non ci sarà, ma quanto perché i venditori, probabilmente sapendo che ci sarà questa diminuzione dei prezzi nel tempo, probabilmente inizieranno a pensare che forse conviene vendere adesso e non aspettare, perché poi il rischio è innanzitutto un allungamento dei tempi di vendita e poi dover vendere magari dopo un tot di tempo anche a un prezzo più basso. Quindi sicuramente verranno ritoccati i prezzi, l'incertezza generale toccherà sicuramente i venditori, insomma si farà sentire in qualche modo. Quindi chi pensa di investire, oltretutto i mutui sono anche a tassi bassi, quindi sicuramente ci sono tutte le condizioni per poter acquistare, poter fare un investimento, secondo me. Poi E dipende dal tipo di come, investimento. infatti, come Aggiungo, zone. allora guarda, aggiungo una cosa, perché in realtà da un sondaggio che è stato fatto, sembra che i proprietari che hanno immobili con un valore inferiore a 300.000 euro sono disposti subito a ritoccare il prezzo, cosa che invece non sono disposti a fare i proprietari degli immobili di pregio, che ovviamente, considerando il valore dell'immobile, non sono disposti più di tanto a trattare sul prezzo. Quindi se uno si orienta in quel tipo di mercato, deve sapere che, insomma, difficilmente i prezzi crolleranno o comunque, non lo so, potrà avere l'occasione di acquistare una villa hollywoodiana al prezzo di una villa ordinaria, diciamo così. Ecco. Quindi sicuramente c'è un ritocco. Poi dipende dalle situazioni. Ci sono tante, c'è anche il discorso dei prezzi. Il prezzo che una persona stabilisce per la vendita di un immobile è legato anche a quella che è poi la sua situazione personale, familiare, economica e tutta una serie di cose. Se il venditore ha fretta di vendere, è normale che, insomma, sarà ben disposto a trattare sul prezzo. Poi, ripeto, bisogna studiare i casi specifici, insomma. Però tendenzialmente sì, è un buon momento, ecco. Quindi, sì. Ma tu vedi differenze tra investimenti tipo in città o in zone turistiche o in altre tipologie specifiche di settori immobiliari? Allora, il discorso delle città o il discorso dei piccoli centri, ovviamente le città hanno comunque un mercato loro che va avanti, diciamo, comunque con una certa regolarità, cosa che invece soffrono ovviamente i piccoli centri, perché lì già il mercato è limitato. È vero che i tassi sono bassi, però le persone devono sentirsi in grado poi di sostenere un mutuo, magari a 20-30 anni, con l'incertezza che c'è in questo periodo. Quindi, e lì è un po', diciamo, sui piccoli centri c'è un grande punto interrogativo, secondo me. Le città ancora mantengono, perché comunque anche lì si fanno gli investimenti diversi, perché c'è chi compra la casa per abitare, c'è chi compra l'ufficio perché ha bisogno, o il negozio per l'attività commerciale, quindi le città offrono anche opportunità di investimento oppure di vendita differente rispetto a quello del piccolo centro. La tendenza in realtà con il lockdown è stata quella di uno spostamento delle persone dai centri. Dei centri città verso l'esterno. E questa tendenza è legata al fatto che siamo stati tutti costretti dentro casa e chi non aveva il giardino, spazio all'esterno, ha sofferto di questa cosa. E magari già notava questa mancanza, però diciamo, la situazione ha acuito ancora di più questo bisogno. E quindi c'è stato, diciamo, uno spostamento verso le zone un po' periferiche della città. Per quanto riguarda le zone turistiche, lì il mercato turistico è un po' in ginocchio in questo periodo. E io ho anche clienti che lavorano nel settore turistico, dei clienti che stanno cercando una struttura ricettiva grossa per fare una struttura di lusso. E loro sono bloccati con l'attività con i clienti. E quindi la stagione, il momento, in realtà chi lavora nel turismo lavora in questo periodo, anzi lavorava già prima in tutta la parte della primavera che abbiamo perso e anche qui nell'estate. Quindi E da maggio a settembre fai la metà o più di tutto il guadagno, il fatturato dell'anno, quindi cioè ormai la assolutamente, stagione è mezza andata, si spera di esatto. recuperare un po' luglio-agosto, vediamo un po' cosa succede. Esatto, tu considera che magari in città ancora no, perché c'è la possibilità di recuperare con l'inverno, le vacanze di Natale e tutto il resto, recuperare in parte ovviamente. Ma chi lavora in zone di mare e che lavora praticamente 4 mesi da giugno a settembre, praticamente ha perso quasi il guadagno di un intero anno, deve aspettare l'anno prossimo per poter guadagnare e recuperare anche l'anno perso, quindi dovrebbe l'anno prossimo guadagnare il doppio per poter andare in pari.
quindi il mercato del turismo è ancora un po' così. È chiaro che se uno ha la prospettiva di investire e ha la possibilità di investire oggi e fare un investimento perché se lo può permettere, per poi aspettare l'anno prossimo per poter mettere in piedi un'attività ricettiva, è chiaro che la situazione cambia. Però se insomma, a stretto giro insomma, è un grande punto interrogativo purtroppo. Ed è molto grave ovviamente a livello, ora parlando in maniera generale economico, per l'Italia, perché ovviamente il settore turistico è un settore trainante per noi, quindi quello è stata una grave perdita, insomma. Speriamo Assolutamente che. sì. Grazie mille per tutte queste fantastiche informazioni. Spero di riaverti presto per C'è di che. approfondire altre tematiche che abbiamo visto. Ce ne sono veramente tante quando si Sì. tratta degli investimenti immobiliari. Non è semplice come si pensa. È fattibile, è sicuramente fattibile, Certo. però ci sono tante cose a cui prestare attenzione. Grazie mille, Adele. Grazie a te, grazie a voi, è stato un piacere. Ci vediamo come sempre tutti i giorni con un nuovo video a partire dalle 6 di mattina e noi ci vediamo appunto nel prossimo video. Ciao e buon dividendo a tutti!